Hanno battuto fortissimo i cuori selvaggi alla 34esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. All'evento, appena terminato, era presente, come da tradizione consolidata, lo stand di Giunta e Consiglio regionale, realizzato in collaborazione con Fondazione Marche Cultura, inaugurato alla presenza della consigliera regionale Micaela Vitri. Le Marche hanno scelto di presentare il proprio ricco programma di iniziative sotto il segno della Regione dei Teatri, per significare l'intenzione di puntare decisamente lungo il percorso di valorizzazione dei tanti teatri marchigiani. Per chi ama i libri, questa è una bella festa che dovrebbe durare tutto l'anno, non solo una settimana. Siamo noi ospiti qui nello stand della Regione Marche per il secondo anno consecutivo per parlare dell'Associazione Italiana Biblioteche Marche ed è importante per noi avere questa vetrina per raccontare la fantasia, la creatività dei bibliotecari marchigiani che nonostante tutto, nonostante la crisi economica, nonostante il terremoto, nonostante la pandemia, tutti i giorni aprono i portoni degli istituti culturali per promuovere sempre nuovi eventi e per promuovere cultura. Lo facciamo per i bambini, per gli adulti, per gli anziani, perché comunque tutti devono trovare una motivazione per andare in biblioteca, perché le biblioteche non sono più soltanto dei contenitori di libri, ma sono dei luoghi dove si va per incontrare le persone e le idee. E le Marche l'ho scoperte da sempre. Anche quando la gente non sapeva la differenza fra Marche e Abruzzo, gliela spiegavo, per dire che tante volte si usa questa tipologia di gag che non è vera. No, io anche i borghi non li conoscevo tutti, ma ovviamente ero già molto vicino a questa regione straordinaria, come tutte le regioni italiane hanno delle belle. Noi ce lo dimentichiamo da valorizzarle, ecco. E le Marche ho trovato delle persone straordinarie come Giorgia Latini, Acquaroli, Daniela Tisi, eccetera, un gruppo di persone che volevano fare un percorso integrato, non one shot, c'è Pino, c'è Mario, c'è Dassino, c'è... No, ma un percorso triennale dove si cercherà di dare forza integrata alla regione con la Film Commission giusta, con un'academy, con Marche Storie, la valorizzazione dei borghi, insomma tutto per rendere tridimensionale un mondo straordinario. Qui al Salone del Libro questa scenografia richiama i teatri, le Marche hanno una ricchezza immensa di questi teatri. No, i teatri, e qui saluto anche Gilberto Santini che è da sempre un grandissimo organizzatore, distributore, produttore di teatri, infatti con lui cercheremo di lavorare ancora meglio in una sinergia bellissima. Ho trovato persone che vogliono lavorare insieme e insieme si vince, si va da qualche parte e i teatri diventeranno anche patrimonio importante mondiale, perché i teatri che stanno nelle Marche sono più di 150, ma tutti uno più bello dell'altro.